Benvenuti a Quotidiano Medicina News, le notizie di tutti i giorni, le nostre pillole televisive sulle novità che vengono da tutto il mondo, sulla ricerca scientifica. Oggi, anche oggi, due notizie straordinarie: dalla scansione 3D delle rughe del viso, anche a distanza possibile stabilire l'età biologica ed altri particolari, secondo una eccezionale ricerca dell'Accademia Cinese delle Scienze. Scoperti i batteri responsabili del cattivo odore del sudore ed aperta la strada verso un super deodorante infallibile. Qui c'è uno studio della Society for General Microbiology di Birmingham e della York University nel Regno Unito. Dunque, niente più bugie sull'età biologica. Un gruppo di ricercatori dell'Accademia Cinese delle Scienze ha infatti messo a punto un sistema in grado di svelare l'età biologica di una persona, una cosa eccezionale. Tramite scansioni 3D delle rughe e di altre caratteristiche del viso, gli scienziati cinesi sono arrivati a ottenere risultati molto precisi, come riporta Life Science. In particolare, i ricercatori hanno effettuato scansioni 3D sul volto di 332 cinesi d'età compresa tra i 17 e i 77 anni, ma vedo anche delle foto di occidentali, grazie all'utilizzo di una speciale macchina fotografica chiamata 3D MD Face System. Gli studiosi hanno così creato una sorta di mappa dell'invecchiamento del volto umano e sono stati in grado di sviluppare un metodo per mettere a punto modelli di invecchiamento in base a determinate caratteristiche del viso. Secondo lo studio, la larghezza della bocca, quella del naso, e la distanza tra bocca e naso aumentano con l'età, mentre gli angoli degli occhi iniziano a calare. I volti giovani invece sono più lisci e sottili, mentre le persone anziane presentano un più alto accumulo di grasso e guance più piene, così come pelle più cadente. I ricercatori cinesi hanno inoltre individuato segni nel sangue delle persone associate con una serie di marcatori di invecchiamento che compaiono sul volto. Ad esempio, le donne con i volti più vecchi tendono ad avere elevati livelli di colesterolo cattivo. Gli uomini con volti più anziani invece hanno livelli più bassi di albumina, una proteina presente nel plasma. Sono stati identificati i batteri responsabili del cattivo odore del sudore. Lo ha annunciato un gruppo di ricercatori della York University in Inghilterra in uno studio presentato al meeting annuale della Society for General Microbiology di Birmingham. I risultati hanno aperto la strada allo studio di un super deodorante capace di neutralizzare i batteri dell'odore. Il sudore, attenzione, è di per sé inodore. Il problema si verifica quando i batteri banchettano, tra virgolette, sulle proteine del sudore, rilasciando quelle sostanze chimiche maleodoranti chiamate tioalcol. Queste sostanze sono talmente pungenti che anche in piccole quantità sono in grado di generare appunto un cattivo odore. Ecco spiegato il meccanismo. Grazie a queste informazioni, gli scienziati hanno individuato i batteri che producono più tioalcol. Dallo studio di circa 20 diversi tipi di batteri che vivono sulla pelle oppure sotto le braccia, i ricercatori ne hanno individuato solo 3 che potrebbero far bene. Gli scienziati hanno poi trovato i geni chiave e hanno dimostrato che quando vengono messi nel batterio dello stomaco e Escherichia coli, acquista la capacità di creare il cattivo odore. Ed è sorprendente che questo particolare percorso dell'odore del corpo è governato soltanto da un piccolo numero di specie batteriche che risiedono sotto le ascelle. I deodoranti esistenti uccidono semplicemente il maggior numero di batteri delle ascelle. Ora però, armati di queste nuove informazioni, gli scienziati potrebbero formulare super deodoranti in grado di eliminare soltanto i batteri importanti.